L'adozione della direttiva Solvency 2 e l'applicazione delle linee guida EIOPA hanno richiesto alle compagnie di assicurazione di introdurre nuovi processi di governo, strategici e gestionali basati sulla valutazione del rischio. Questi i temi affrontati in occasione del workshop CETIF tenutosi presso l'Università Cattolica. Il tema dell'adozione di Solvency 2 è stato affrontato nel suo complesso e con riferimento, in particolare, ai punti ancora aperti rispetto ai modelli di valutazione del rischio, ai processi di assessment quali quantitativo, ORSA, e al reporting verso l'esterno. Oggi qui al CETIF abbiamo parlato delle linee guida EIOPA in preparazione alla direttiva Solvency 2. Io mi sono focalizzato sul tema dell'ORSA, un tema molto rilevante. L'ORSA rappresenta uno strumento gestionale fondamentale per la compagnia che consente di tenere sotto controllo i rischi nell'orizzonte del piano industriale. L'ORSA chiaramente ha delle implicazioni molto rilevanti anche dal punto di vista del business e dell'allocazione del capitale. Il nostro obiettivo è quello di declinare questi requisiti anche in ambito operativo attraverso un forte coinvolgimento da parte del business tramite l'utilizzo di indicatori risk-based, ovvero un'allocazione del capitale per fattore di rischio che consenta ai singoli process owner della società di gestire congiuntamente rendimento e rischio, rendimento e capitale. La giornata è stata inoltre l'occasione per riflettere sui cambiamenti attesi nel sistema dei controlli interni e in quello della pianificazione, budgeting e amministrazione. Il mio intervento oggi era sulla governance nel sistema di gestione dei rischi e dei controlli interni. Come dice il titolo, l'argomento verteva sulla integrazione degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa di assicurazione nel sistema che la direttiva Solvibilità 2 e le misure nazionali che l'hanno implementata configura questo sistema di governance nell'ambito delle funzioni preposte al controllo interno, gestione dei rischi, vale a dire funzione di gestione dei rischi, revisione interna, conformità alle norme e funzione attuariale. In particolare il mio intervento ha mirato a fornire anche concretamente degli esempi da un lato su quello che è la concreta attuazione del sistema, dell'interrelazione tra il consiglio d'amministrazione e le funzioni preposte al controllo e alla gestione dei rischi, dall'altro si è focalizzato sulla relazione tra questa disciplina specifica del settore assicurativo gravante sul consiglio d'amministrazione e la disciplina più generale dettata dal codice civile sui compiti dell'organo di amministrazione. E successivamente ho tentato di inquadrare il complesso della disciplina che ho esaminato anche con riferimento alle relazioni tra l'organo di amministrazione e l'amministratore delegato, evidenziando come le disposizioni di attuazione di Solvibilità 2 possono avere anche un impatto in quella che è l'allocazione dei poteri di gestione che è stata decisa dai soci, dal consiglio d'amministrazione, tra un organo collegiale, appunto il consiglio d'amministrazione, e l'amministratore delegato.